Buongiorno, buongiorno. Oggi nuovo video, video haul, tanto per cambiare, ho un po' di video haul da smaltire, così metto via le cose. Sono un po' cotta, quindi oggi mi sa che sarà un video un po' tipo un po' molle. No, no, scherzo, però sono veramente stanca perché sto dormendo poco. Perché è un periodo un po' così al lavoro, molto impegnativo, e per cui sono appena arrivata a casa dal lavoro. Volevo mettermi nel letto a dormire, vi giuro. Poi ho detto: no, dai, Martina, l'ultimo sforzo della giornata. In realtà dovrei pulire anche il bagno, dovrei pulire anche la cucina, che fa cagare, ci sono un sacco di piatti da lavare. Vabbè, insomma, tutta una serie di cose che dovrei fare. Ho scelto la meno peggio, quindi dedicarmi a questo video. Che è comunque una cosa utile, perché poi metto via le cose, quindi è sempre qualcosa che bisogna fare in casa che mi tolgo dalle scatole. Però mi do un attimino una sistematina, mi vedo un po' bianchina. Andiamo a sfumacchiare un po' di blush. Che cesso? Vabbè. Vi dicevo che avevo un po' di video da farvi. Per farvi vedere appunto gli ultimi acquisti. Vi ho parlato negli scorsi video di l'ultimo haul riguardante Tigotà. Sono stata da Tigotà, era la prima volta in realtà che entravo da Tigotà, perché io avendo Acquasapone vicino non ho mai trovato necessario, diciamo, andare da Tigotà, perché dicevo vabbè, è uguale Acquasapone. Effettivamente la tipologia di negozio è uguale, ma mi sembra che Tigotà abbia molti più brand bio, o sbaglio? Boh, non lo so, mi sembra che ci siano veramente tanti tanti brand naturali che io da Acquasapone non ho visto, o non ci ho fatto caso, oppure dipende magari da negozio a negozio, perché non tutti hanno gli stessi prodotti magari. Sta di fatto che veramente sono uscita con due borse piene di roba e senza perdere tempo, perché io mi dilungo sempre mille chiacchiere. E mi rendo conto che a volte mille chiacchiere. Per cui iniziamo subito. Allora, la prima cosa che vi mostro, che non c'entra niente, diciamo, con creme, cremine e quant'altro, calcolate che è un haul prevalentemente sì di cose per la cura della persona, di corpo, capelli, viso e alcuni detersivi, diciamo. Siccome mi sono concentrata tanto negli ultimi haul su tutto ciò che riguarda la cura del viso, mi sono resa conto che invece per quanto riguarda shampoo, bagnoschiuma, balsami, cose per capelli piuttosto che per il corpo, non ero così, non che non fossi fornita, perché non mi è mai mancato nulla. Però mi sono sempre concentrata di più su quello che era la cura del viso. Dimenticandomi che ho anche un corpo che lo sostiene, questa faccia, quindi dovrei prendermi cura anche un pochettino del corpo, soprattutto adesso che viene l'estate e il corpo si espone. Io pensare che tra 3 settimane sono al mare mi viene l'ansia, mi viene veramente il voltastomaco, perché non sono pronta psicologicamente, proprio direi di no, ma neppure fisicamente, cioè credo che un'anziana signora potrebbe essere messa meglio di me, a livello anche di forza, proprio fisica. Ieri sono andata in palestra per la prima volta in vita mia, dopo 10 anni che non facevo attività sportiva, volevo morire. Ho fatto un allenamento durissimo, 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 con degli elastici alla caviglia, legati alla caviglia, e l'altra estremità dell'elastico in mano, con una specie di tavola da surf, veramente una roba mai vista. E dura, 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 cioè in un'ora e poco più di un'ora mi ha spompato proprio, cioè, ma adesso io ho il corpo, per quello che sono stanca, e non sono tanto stanca, sì, ho anche un po' sonno perché mi sono svegliata molto presto stamattina ed è un po' di notti che non dormo bene, ma proprio sono tutta indolenzita, mi fanno male tutte le braccia, le gambe, a fare le scale ero una mongoloide oggi, vabbè, comunque. Tralasciando quello, ho deciso insomma di guardare, concentrarmi un pochettino di più anche su le cose corpo, quindi bagno schiuma, bagno doccia, tutte quelle robe lì. Anche perché ne ho alcuni a cui diciamo sono affezionata, tra virgolette, cioè non voglio aprire, non voglio consumare, è follia, lo so,
Però volevo qualcosa a cui fossi meno affezionata, diciamo così, da utilizzare prima degli altri, perché quelli mi dispiace poi utilizzarli. È strano, però è così. Comunque, la prima cosa che ho preso è questa bellissima tovaglia. È una tovaglia da 6 posti, 120x160 cm, di tela cerata, quindi diciamo si pulisce subito, non assorbe, impermeabile da esterno, quindi una tovaglia da esterno da mettere in giardino, che come sapete credo avrete intuito dal fatto che dietro alla mia finestra c'è sempre un bellissimo giardino, ho un bel giardino, che è impegnativo, ragazzi, il giardino sarà bello quanto volete, ma bello impegnativo. Poi abbiamo l'invasione dei lumafotti quest'anno, però vabbè, un altro discorso. Vedete che divago sempre, vabbè. Comunque, ho scelto questa bella fantasia estiva, visto che comunque si sfrutta d'estate, ci sta. Questa la inauguro giusto giusto domani, che vengono degli amici a fare una grigliata. E mi sembrava molto molto carina per 3-4 euro. Ah, ecco, una cosa importante, lo scontrino. Recuperiamo lo scontrino così vi dico i prezzi. Nel frattempo, questo rumore l'ho sentito 2 volte oggi, vedrete se non rompo qualcosa. Tovaglia 3,99, direi che è un ottimo prezzo, perché comunque è una tovaglia impermeabile, bella grande, da 6 posti, per cui perfetta per l'estate. Ed è questa bella fantasia qua. A me piace molto e quindi l'ho presa. Slanchiamo. Poi ho preso un bel po' di cose di marchi che non conoscevo e di cui ho sentito più o meno parlare. Ho preso, tiro fuori un po' a caso perché, allora, della marca Ecos, che avevo già visto d'acqua e sapone, ma non avevo mai preso perché non la conoscevo, diciamo. Ma adesso, insomma, ho guardato molti più video, mi sono informata molto di più, quindi in realtà ne ho sentito parlare e ne ho sentito parlare molto 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 bene in generale della marca. È un Made in Italy distribuita da come si dice? Da non distribuita. È un marchio Pierpaoli, diciamo così, quindi Pierpaoli è sempre la stessa azienda che produce anche i prodotti di Natura Bella che si trovano da Eurospin, di cui vi ho fatto un video haul e vi ho mostrato la crema lenitiva che è della linea, diciamo, baby, ma che in realtà va bene, insomma, per tutti, e l'olio corpo sempre baby, ma che in realtà userò io. Allora, questo è un brand vegan certificato ICEA, come ovviamente si evince dalle vari simboli delle varie certificazioni, e ha praticamente il 97% di ingredienti di origine naturale e il 10,2% di ingredienti biologici sul totale, ovviamente dei prodotti, meno l'acqua, vabbè. Questo è intimo pH fisiologico con estratto biologico di camomilla. I packaging sono molto essenziali ma molto carini, mi piacciono, devo dire, i packaging di Ecos. Ha una scadenza di 12 mesi, ma ovviamente un detergente intimo non è che si consuma in un anno, quindi insomma non c'è nessunissimo problema. Questo ho pagato, adesso qua ora che mi trovo tutti i prezzi, Malva no, non sei tu, Eco Bio Grooming non sei tu. Pago, no. Dov'è? Malva, no. Detergente intimo, camomilla, 350 ml, 2,49 euro. Allora, sono dell'idea che sicuramente potete trovare dei detergenti intimi a meno, ma mi sta bene di pagare questa cifra considerando la qualità e l'origine dei prodotti, quindi comunque il fatto che sia bio, prodotti naturali, cazzi e mazzi, mi giustifica comunque un prezzo magari un po' più elevato, che comunque non è elevato perché 2,49 euro, 2,50 euro per un detergente intimo si può anche fare, ecco, cioè non è una cifra, uno sproposito, tipo 5 euro per esempio non le avrei mai spese, ma 5 euro è il doppio, quindi questa cifra può andare considerando la qualità del prodotto. Poi ho preso finalmente il balsamo Splendor, ne ho sentito parlare tantissimo di questo balsamo, questo è un
Qua su YouTube lo conoscerete ormai tutte perché se ne parla molto, bene o male in tutti i video haul si vede questo balsamo, questo o la sua versione, il suo fratellino che ho preso, tra l'altro, da qualche parte col tappo marrone, dov'è? Li ho presi entrambi già che c'ero, perché non so se poi quando ci ritornerò, se ci ritornerò, se li troverò e quindi li ho presi entrambi. Anche se in realtà ho fatto un video, sono andata da DM successivamente a questo giro da Tigotà e ho visto che c'erano anche lì, sempre a 99 centesimi, però non c'era quello col tappo marrone, c'era solo quello col tappo giallo, quindi in realtà sono contenta di averli presi entrambi. Allora, quello col tappo marrone è fiori di mandorlo e karité. Ed è per capelli secchi e danneggiati, mentre quello col tappo giallo è al cocco, addolcente al cocco, capelli lunghi e ribelli. I miei sono sia danneggiati che lunghi e ribelli, per cui li ho voluti prendere entrambi perché comunque il prezzo era molto 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 basso, perché un 99 centesimi per 300 ml di prodotto direi che si può fare assolutamente. Questo balsamo non è un balsamo bio, ma è un balsamo che ha buoni ingredienti. Il lince è veramente ottimo, non ha nessun tipo di problemi, tant'è che tutte le persone che l'hanno consigliato hanno ovviamente specificato questa cosa, ma si sono trovate sempre super benissimo perché lascia capelli morbidi, belli districati, quindi è un balsamo che vale. Ma ha un prezzo veramente piccolissimo e nonostante non sia bio ha un ottimo inci, per cui super consigliato. Dopo tutte queste splendide recensioni, cosa facevo? Lo lasciavo lì? Non potevo lasciarlo lì e quindi me li sono accaparrati entrambi. Non so quale dei due preferirò, spero che mi piacciono entrambi e se dovesse essere un buon balsamo, sicuramente è uno di quei balsami che ricomprerò perché per 99 centesimi ne vale veramente la pena. Quindi io sono veramente curiosa di provare e potrebbe diventare, che ne so, il mio balsamo preferito, ma speriamo, ben venga. Acquisterò sempre quello e vado a risparmiare, visto che bene o male a meno non si trova. Poi tiro fuori da sto sacchetto enorme, sempre della marca Ecos. Qua in realtà ho commesso un errore e diciamocelo, mi sono fatta un pochettino incantare dal potere del packaging. E dalle suggestioni, diciamo, che ricreano le immagini, le parole, insomma, su queste confezioni, ho visto il limone e non ci ho capito più niente perché comunque sono una fan sfegatata del limone, tant'è che ho anche l'acqua profumata al limoncello di Bath & Body Works, che è la mia acqua profumata preferita. Tutto quello che è agrumato, limonoso, mi piace da impazzire. Per cui quando ho visto questo ho detto sì, lo prendo. In realtà mi sono resa conto dopo che è un doccia shampoo, quindi un prodotto che è un 2 in 1 con cui ci si può lavare sia il corpo che i capelli. E io non amo questo tipo di prodotto. Devo dire che è comodo se tipo si va in palestra, cosa che io non farò mai più dopo essere andata domani, ieri non andrò mai più. No, scherzo. Però no, non vado in palestra, per cui Nicola va, ma non è che gli do dietro sto boccettone ai suoi, ne ho presi altri, insomma, non gli do dietro questo per un lavaggio così al volo, ecco. Però sicuramente potrebbe essere comodo. Io a casa preferisco avere prodotti specifici e separati, quindi il bagno schiuma, lo shampoo, il balsamo, la maschera, eventualmente lo scrub corpo, cioè tutte cose separate. E il fatto che appunto con quello con cui mi lavo il corpo mi lavo anche i capelli, non lo so, non mi sconfinferà molto, me ne sono proprio resa conto poi. Però, come vi dicevo negli scorsi ore, una volta che la cosa è nel carrello, ormai è lì, quindi poi tu ti rendi conto dopo, capito, che ce l'hai infilata, perché magari questo è uno dei primi che ho visto, quindi l'ho preso, l'ho messo nel carrello e poi ne ho visti altri 3.000 e di quegli altri 3.000 qualcosa ho preso, dimenticandomi che avevo già infilato nel carrello questo. È per quello che poi arrivi in cassa e ti spaventi, metti le mani nei capelli e dici aiuto. Vabbè. Sempre appunto marchio Ecos, doccia shampoo agrumi con estratto di olio essenziale di limone biologico.
delicato con la pelle, delicato con l'ambiente, 97% sempre di ingredienti naturali, 10% di origine biologica, sempre vegan, sempre certificato ICEA, 12 mesi dall'apertura come scadenza, 250 ml. Qua dice come modo d'uso di applicare il prodotto su cute e sui capelli bagnati, massaggiare e sciacquare con abbondante acqua, bla bla bla. In caso di capelli difficili da districare, associare l'uso del prodotto a quello del balsamo. Ovviamente quello te lo dicono sempre. Non lo so, intanto l'ho preso, quindi sicuramente lo utilizzerò. Magari, non lo so, tipo quando si ha fretta. Ma a parte che secondo me il tempo che prendi uno, prendi l'altro. Boh, non lo so, in vacanza. Vacanza questa no, perché questo non me lo posso manco portare perché è gigantesco, quindi dovendo prendere tutte cose piccole, questo non me lo posso portare nel bagaglio a mano. Quindi, boh, vabbè, comunque intanto l'ho preso. Nicola li usa spesso i doccia shampoo, però insomma mi scocciava darglielo a lui per la palestra, lo lascerò comunque in casa, glielo farò utilizzare in casa. Questo l'ho pagato. Ah, ho scelto delle cose che comunque erano in promozione, siccome c'è tutto di tutto, e ci sono veramente tanti brand, veramente tanti prodotti, mi sono un po' lasciata ispirare appunto il packaging da quello che poteva servirmi, da quello che mi piaceva, di quello di cui avevo sentito parlare e sicuramente anche dal prezzo in certi casi. Questo cerchiamolo, cerchiamolo. Non lo trovo, agrumi trovo, ma non credo che sia quello. 250 ml, però potrebbe essere. C'è 1,99 euro. Beh. Sarà quello? Chi lo sa? Vabbè, più o meno comunque il prezzo potrebbe essere quello, perché non ne trovo altro. Quindi potrebbe essere questo. Poi ho preso invece del marchio All Natural Bio, c'è anche un yes sopra che non so se fa parte del nome del brand o cosa. Questo shampoo arance bergamotto rigenerante senza parabeni, paraffine, oli minerali, cocamide, non riesco anche a leggerlo, pegasless, eccetera, eccetera. Certificato da ricetta biologica, quindi certificato IAB, vegan ok, tutta una serie di cose. Questo ha 6 mesi di PAO e l'ho pagato. Qua come me lo segnerà? All Natural Bio o Yes? All Natural. Dov'è? All Natural. Arancia e bergamotto, questo. 250 ml. Dove sta scritto? Dove sta scritto? Ah sì, qua 250 ml, che non so come faccia a essere 250 ml, che anche quello di prima che era il doppio era 250, però vabbè. Ah, 3,49 euro. Come mai così tanto? C'è qualcosa che non va. Io non riesco a capire come mai vado nei posti, leggo dei prezzi e poi sono tutt'altro. A me sembrava infatti di aver speso un po' troppo a sto giro, sinceramente. Secondo me qua non mi hanno fatto lo sconto. Secondo me loro sono furbi perché ti mettono dei cartellini con un prezzo e poi dopo non so se ci vuole la tessera o qualcosa. Magari bisogna avere la tessera per avere gli sconti che ti mettono fuori. Non lo so. Però 3,49 euro, questo forse è un po' tantino. Non è poco 250 ml, sicuramente, ripeto, finché sta nei 5 euro è un prezzo accettabile. Però non è neanche tra i brand più famosi bio che conosco, quindi forse è stato un po' tantino questo qua. Perché l'ho preso? Non lo so, vedi, poi dopo ci arrivi a casa e dici, ma con tutti i cazzo di shampoo, cioè voi dovete vedere la mia mensola, qua in parte sembra veramente la mensola di un negozio bio, perché guess what. Anche lì è pieno di shampoo, di cose, e io ne ho preso un altro, ovviamente, perché quando entro in fissa, avevo la fissa quella settimana lì di che mi mancavano gli shampoo, le maschere, i balsami, i bagnoschiuma, e mi sono riempita di quelli. C'ho la fissa che mi mancano i contorni occhi, mi riempirò di contorni occhi, di sicuro. Vabbè, comunque ormai l'ho preso, quindi proviamolo e avrò un prodotto, insomma, da recensirvi, da farvi vedere
com'è, quindi speriamo in bene. Comunque questo qua, il packaging molto molto carino, sarà per quello che l'ho acquistato, bah, chi lo sa. Supero l'applicazione che sto utilizzando per guardare gli inci e quant'altro, lo danno bene, cioè nel senso ne parlano bene, quindi ben venga. Poi bagno doccia di Ecos, questo alla malva, lo conoscerete tutti, l'ho visto miliardi di volte. E questo viene. Malva. 2,49 euro anche questo, che sono però 500 ml, quindi è lo stesso prezzo dello shampoo, che però è la metà come ml. Non va bene questa cosa, vabbè. Anzi, no, di meno. Esatto, questo 2,49, quello 3,49. La follia, ma come mai? Vabbè, mi rendo conto dopo di queste cose io. Fa niente, ho almeno preso più brand diversi, mi faccio un'idea un po' di tutti e almeno ho più robe poi da mostrarvi, da farvi vedere. Comunque, bagno doccia alla malva, questo qui, e c'è anche il suo fratellino all'eucalipto. Anche questo credo che costi uguale, se non sbaglio. Dov'è? Che non trovo le cose, le vedo prima e poi non le vedo. Sì, 2,49 euro. Quindi questo qua, devo dire che questo marchio, con tutte le certificazioni che ha, tra l'altro certificazioni CEA, è una di quelle che a me fa stare più sicura. È veramente economico comunque, perché il prezzo è ottimo, veramente 2,49 contro i 3,49 di questo, che ha comunque una certificazione, boh, non lo so, io non me ne intendo di certificazioni, però anche la scadenza è inferiore, il formato è la metà e costa 1 euro in più. Devo stare un pochettino più attenta a queste cose, che poi ero anche di fretta, quindi veramente ho preso e buttato dentro le cose nel carrello. Ci sono stata un'ora praticamente in quel posto e vabbè, è andata così, è andata così. Poi cosa ho preso? Sempre di All Natural Bio, adesso voglio ridere per trovare questo prezzo, sono proprio curiosa. Ho preso il doccia schiuma. Ah, corpo e capelli anche questo. Brava Martina, hai detto prima che ne avevi preso uno, ma non eri così contenta perché non ti piacciono i prodotti che fanno sia uno che l'altro e ne hai preso un altro. Brava, bravissima. Vabbè, stesso formato, tra l'altro. Questo l'ho preso prevalentemente perché è all'elicrisio, il mio amato elicrisio. Io lo adoro sul viso. Sto usando l'idrolato della saponaria all'elicrisio e mi lascia la pelle che è una favola. Per cui mi piace molto e quando ho visto scritto elicrisio su questo ho detto no, non posso, lo devo avere. L'ho preso. Comunque anche lo shampoo, questo, anche questo è senza parabeni, paraffini, oli minerali, PEGS, LES, eccetera, eccetera. Certificato di ricetta biologica, vegan, ok, cruelty free, tutte queste cose. Anche questo a scadenza di 6 mesi. E vediamo un attimino. Ha dato tutti i tipi di pelle. Qua in realtà non parla dei capelli, dice soltanto shower gel che deterge delicatamente la pelle rendendola morbida ed idratata, arricchito con estratti di elicrisio ed equiseto che contribuiscono a mantenere la giusta idratazione cutanea, adatto a tutti i tipi di pelle. Applicare sulla pelle bagnata, massaggiare e sciacquare con cura. Quindi io questo semplicemente lo userò per lavarmi. Poi se sono di fretta magari me lo metto anche in testa, non lo so. C'è scritto comunque il corpo e i capelli. Il packaging è questo, anche questo molto 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 carino. Metterà a fuoco, si vede tutto bianco. Lo vedete? Bah, aspettiamo un attimino che metta a fuoco. Sì, credo che abbiate visto. E vi dico un attimino il prezzo. 2,99 euro per 250 ml. Quindi Scusate. niente, insomma, questo 2,99 per 250 ml. Devo dire che questo brand non è economicissimo.
Però insomma ci sta, non è neanche eccessivo, ripeto, finché sta sotto i 5 euro è accettabile e va bene, anche se è ovvio che possiamo trovare anche bagno doccia, bagno schiuma a molto meno, però l'INCI non sarà certo lo stesso e le proprietà degli ingredienti non saranno certo le stesse. Quindi per questa volta mi sono tolta sti sfizi, più e più sfizi devo dire, proverò tutto con molto piacere e vedremo. Ok, poi cosa ho preso? Ah, per non farci mancare nulla, di quest'altro brand di cui ho sentito parlare, non tantissimo, ma ho sentito parlare, che si chiama Biolis, sì, Biolis Nature. Ho preso il shower gel al tè verde, 98% di ingredienti di origine naturale, azione tonificante, non testato su animali, vegano, 100% energia verde, eccetera, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere il davanti, il prodotto è questo, e dietro il prodotto è questo. Anche questo mi pare fosse in offerta. Io ricordavo tutte queste cose di averle prese perché è leggermente in offerta o perché, insomma, per qualche motivo intelligente in quel momento. In questo momento tutta questa intelligenza nelle mie scelte mi sfugge, però fa niente. Questo credo di averlo preso perché era in offerta e perché è al tè verde. E l'ho pagato 1,99 € per 200 ml. Questo è un prezzo decisamente più ragionevole. Quindi direi che, diciamo, per ora Ecos e Biolis sono un po' più economici rispetto al Natural Bio. Ovviamente il packaging è ben diverso. Questo è molto più essenziale, questo molto più invitante. Lo vedete da soli. Però non è che possiamo guardare sempre solo a quello, quindi comunque se mi dovessi trovare bene con questo, che costa la metà, no, però comunque meno di questo, capite bene che faccio questa prova e poi magari la prossima volta ricompro quello che costa meno e magari questo lo compro quando è in offerta. Saranno tutte prove che vedremo dove mi porteranno. Comunque di questo ho sentito parlare bene anche da qualcun altro, ora non mi sfugge da chi, ma ne ho sentito comunque parlare bene di questo brand. Anche mi sembra sull'app Greenity c'era questo prodotto e aveva delle belle recensioni se non sbaglio. Quindi, e poi tutto verde, quindi insomma, va bene. Allora, poi ho preso sempre di All Natural Bio, mi aveva proprio incantato quel giorno. Vabbè, ho preso tutti i prodotti diversi, nel senso che ho preso un doccia schiuma e uno shampoo e non poteva mancare una maschera per capelli, giustamente. Ho preso un bel po' di maschere per capelli, come se io curassi i miei capelli. Cioè, notare bene, ho sempre avuto dei capelli bellissimi. Ma con lo stress da studio durante già dalle superiori, ma ancor più l'università, mi sono praticamente strappata tutti i capelli, quindi avevo proprio un po' di tricotillomania e mi fa straridere, tra l'altro, questa tricotillomania sembra una roba un po' strana, ma è semplicemente un disturbo. E non mi vergogno a dirlo che purtroppo lo stress faceva questi brutti scherzi a me e quindi proprio mi strappavo i capelli mentre studiavo, cioè io ero lì concentrata sullo studio a casa, ho passato tutta la giornata a studiare, ma veramente dalla mattina alle 7 alle 10, 11 di sera, sotto esame era veramente un incubo, li ho vissuti proprio male io gli anni dell'università, per fortuna lontano di ricordo. Comunque, anche perché sta laurea non è che sia servita molto, ma vabbè, non apriamo questa parentesi, ragazzi, studiate, laureatevi perché serve. Dicevo, studiavo e mia mamma arrivava a casa la sera e trovava intorno alla mia sedia tutti i capelli per terra strappati. Per cui da lì ovviamente i miei capelli sono molto cambiati. Poi mettici che comunque sono rimasti molto fini e indeboliti da quel momento e a me non piacciono quando i capelli sono piatti. Quindi tendo sempre a, se li lascio, non li lascio mai sciolti perché hanno appunto questo effetto piatto e poi mi danno fastidio. Quindi quando esco di casa che li ho sciolti, tipo stamattina erano sciolti,
Dopo 5 minuti che ero al lavoro, mi sono dovuta mettere la molletta perché non ce la facevo a stare con i capelli sciolti, mi dava proprio fastidio. Quindi la maggior parte delle volte voi mi vedete o così, con la parte sotto sciolta e sopra le mollette, oppure addirittura legati, che sia coda o che sia una sorta di chignon arrabattato in qualche maniera, come faccio io. A parte quello, si sono poi anche rovinati molto con la deco. E quindi tipo adesso sono molto molto molto, li sento proprio secchi, nonostante ci abbia anche spruzzato tutte le varie robe, ci sto un pochettino più attenta, li curo di più, non ho tante doppie punte, anzi praticamente nulla, anche perché comunque non li ho tagliati da molto, però li sento proprio secchi, hanno bisogno proprio di un pochettino più di vita, di nutrimento. Comunque ho preso la maschera capelli finocchio e cedro rivitalizzante, sempre di All Naturals, questa qui. Mi piaceva l'idea di avere una maschera formato tubetto, quindi questa diciamo che mi è proprio incuriosito per questo motivo, perché di solito le maschere sono tutte come si chiama? Barattolo, no? E che mi piace ni. Occupano anche più spazio in bagno, è una roba in più in giro che rompe. La formulazione è così, cioè formulazione, il formato così mi sconfinferà un pochettino di più. Quindi mi ha incuriosito e l'ho voluta prendere anche per gli ingredienti che ha all'interno. E questa l'ho pagata, e cerco di guardare mentre finalmente mette a fuoco, 3,49 euro. Sì, è una di quelle delle cose che costa di più, tra l'altro. Di queste cose qui, sì, è quelle che tra bagnoschiume, queste cose qui, è una di quelle che costa di più. Vabbè. Poi, come appunto dicevo, due maschere per capelli. Non me ne bastava una, tutte e due. Queste perché erano in super offerta, quindi queste non potevo proprio lasciarle lì. Di queste maschere Omia io ho sentito parlare non bene di più. Sono tra le maschere capelli di cui ho sentito parlare meglio, tra quelle comunque low cost che si trovano al supermercato, questi posti qua. Sono Omia Laboratoires e sono una l'aloe vera anticrespo, ho scelto, e l'altra è invece all'olio di argan per, dove sta scritto, capelli lisci. C'era anche quella per, non mi ricordo a cosa, per un altro tipo di capelli, non mi ricordo. Io ho scelto capelli lisci e anticrespo perché sono quelli che comunque mi interessavano di più, cioè che più si adattavano comunque al mio tipo di capello e alle mie esigenze. Queste le ho pagate per 250 ml di prodotto, sempre, vabbè, Omnia lo conoscete, ormai è un brand che, a parte i suoi primi momenti, poverino, in cui avevano fatto un po' di casini, ma ce l'hanno fatta insomma risalire, hanno tutta una serie di certificazioni ottime dal punto di vista bio e naturali in questo momento. Come si dice? Vabbè, lo conoscete, è venduto un po' ovunque, ci sono tutta una serie di prodotti. Io sto usando il siero, la crema, sempre della linea Aloe, ho lo shampoo, ho il balsamo, sempre della linea Aloe. Ho acquistato il siero invece all'Argan, ho la crema sempre viso, sempre all'Argan e anche quella alla Malva. Insomma, ho un sacco di prodotti Omia con cui mi trovo bene, a parte una, ma vabbè, ve ne parlerò poi in un altro video. Nel senso, non è che mi trovo male, ma è un ni. Secondo me c'è di meglio e c'è qualcosa, insomma, che per la mia pelle non va proprio bene, ma ve ne parlerò in un altro video. In generale, in linea di massima, è comunque un brand certificato bio. Adesso mi sfugge dove sia scritto, perché qua in realtà non è scritto come negli altri prodotti, non so perché. Formula presenta intensiva, stop e test sugli animali, vabbè, prodotto testato nickel, cobalto, cromo, e va bene. Allora, di solito i prodotti Omia hanno la certificazione da qualche parte, qui non c'è. È una cosa che mi stranisce, ma lo noto proprio ora. Comunque, probabilmente ci sono dei prodotti certificati e dei prodotti non certificati.
Queste comunque hanno 0% di coloranti sintetici, di siliconi, di peg, di oli minerali e di parabeni entrambe, e hanno appunto ingredienti da agricoltura biologica certificata. Quindi queste qua di solito costano su 5 euro più o meno, massimo 6, massimo. Le ho trovate alla modica cifra di 2,99 euro, quindi molto scontate, quindi quasi il 50% di sconto praticamente, e quindi non potevo assolutamente lasciarle lì, perché quando mai mi ricapita, io se trovo delle promozioni e sono certa del prodotto perché o l'ho provato già o ne ho sentito parlare molto molto molto, allora acquisto. In questo caso ho osato prenderne direttamente due perché ne ho sentito parlare talmente tanto e ha da tutti, tutti, tutti veramente ottime recensioni. Mi sono fidata e al volo ne ho prese due, assolutamente. Se ne avessi sentito parlare da una persona piuttosto che da un'altra, però già una me ne parla bene, quell'altra me ne parla male, quell'altra mi dice che è un nì. Allora lì magari ne avrei presa solo una per iniziare, ma siccome veramente ne ho sentito parlare solo che bene, mi sono fidata e ne ho prese al volo due. Al momento io sto usando quella di Equilibria, sempre all'aloe, con la quale però, vi dico la verità, non mi sto trovando per niente bene. Quindi sono veramente contenta di poter provare questa e di farvi sapere anche le differenze, cioè voglio vedere veramente la differenza, perché quella di Equilibria per me è come non mettere niente, cioè il balsamo dell'Eurospin mi districa meglio i capelli. Quindi non so che tipo di effetto in realtà mi dia, nel senso che comunque io voglio sentirlo, cioè per me deve essere bella districante, deve lasciarmi i capelli morbidi, lucenti, pettinabili. Quella no, io li sento ancora secchi dopo aver usato quella maschera e assolutamente pieni di nodi. Quindi per me bocciatissima. Tra l'altro costa parecchio, perché costa, io l'avevo pagata anche lì scontata 3 euro. Ma l'ho trovata a più di 5-6 euro anche quella. Mai più, cioè non compratela, almeno a me non è piaciuta per niente. Per 3 euro l'avevo voluta provare, ho detto ma sì, però non la ricomprerò mai, mai più. Allora, con questo primo sacchetto abbiamo finito, sì. Passiamo al prossimo. Qua ci sono cose, scusatemi, per il viso, ma anche dei detersivi. Avevo un attimino diviso. Vi faccio vedere prima i detersivi, che non ce ne frega niente in realtà, ma erano ancora qua dentro e li avevo lasciati qua. Ho preso, vabbè, il BC gel tutto in uno, ma direi che non commentiamo il BC gel, vero? L'Isoform BC gel tutto in uno, va bene. Poi ho preso il Napisan, questo qui. Questo l'ho preso perché era al gusto limone menta. E perché io di solito uso sempre acqua ammoniaca, quindi per qualsiasi cosa acqua ammoniaca. Però volevo qualcosa per le superfici, diciamo, della cucina, che fosse specifico per quello, cioè che mi igienizzasse bene, che mi pulisse bene. Non lo so, mi aveva ispirato questo. Adatto per le superfici a contatto con alimenti. Non lascia residui chimici aggressivi sulle superfici, non serve risciacquare. Ah, ecco anche perché l'avevo scelto. Perché faccio acqua ammoniaca, però quando lo passo in cucina acqua ammoniaca, poi ho sempre un pochettino il timore, quindi devo fare il doppio passaggio per poi appunto magari ripulire, risciacquare dall'ammoniaca, perché appunto sul piano cucina ci appoggio anche da mangiare. Questo l'ho preso proprio esclusivamente per la cucina, diciamo, perché appunto non devo risciacquare e va bene per il contatto con gli alimenti, quindi per quel motivo lì. I prezzi, vabbè, non so se vi interessa. Questo l'ho pagato 1,98 euro, mentre il VC gel, ma davvero vi devo dire quanto costa il VC gel? Non lo trovo neanche scritto. Dove sta scritto? Non lo trovo. Ah, una cosa che non vi mostrerò, che però ho visto adesso nello scontrino, è il dentifricio. Ho preso il dentifricio in offerta, acqua fresh qualcosa a 0,99. Allora, io l'ho andata da Tigotà anche perché avevo visto sul volantino che c'erano un sacco di prodotti a 0,99. In realtà i prodotti a 0,99 a me non me ne interessava manco uno, tranne appunto il dentifricio che stavamo finendo, quindi ne ho approfittato e l'ho preso. Per il resto a 0,99 non c'era niente che mi interessava.
quindi cioè, se mi serviva qualcosa magari per la casa e tutto, sicuramente ne avrei approfittato e avrei preso quelle cose lì. Però erano tutte cose che già avevo, che non mi servivano, che non utilizzo, quindi non, no. Poi, da provare, che mi ha incuriosito perché è bio, e mi sono resa conto che ci sono tanti, tanti, tanti detersivi per la casa bio, e non è una cosa di cui mi è mai interessato, ma visto che siamo in vena, proviamo. Ho preso lo Chantecler Vert con estratto bio di limone, quindi qualità 100% Vert, certificata, 100% attivi di origine vegetale, completamente biodegradabili da fonti rinnovabili. Questi, vabbè, vi faccio vedere, non so se l'avete già visto, se lo conoscete, se lo utilizzate. Io ripeto, per i vetri e per le superfici di solito acqua e ammoniaca, stop. Però mi ha incuriosito e quindi ho voluto provarlo. Quindi proverò, visto che comunque va bene per i vetri ed è effetto antigoccia, visto che faccio sempre fatica per le goccioline, ho detto ma sì, proviamolo. Quindi lo userò sia nel vetro, diciamo, della vasca, e voglio proprio vedere questo effetto antigoccia. Sia proprio per i vetri in generale, tutta la casa, vetri e specchi. Voglio provare proprio a sostituirlo all'acqua ammoniaca e vediamo come mi trovo. Oltre al fatto che non avevo mai provato nessun detersivo bio, quindi mi ha incuriosito. Questo l'ho pagato 1,48 € per 625 ml, esatto. Quindi comunque un prezzo abbordabilissimo, se dovesse piacermi, dovesse andare bene, dovesse fare il suo dovere, perché no? Cioè, non è una fissa, però perché no? Poi, non sono tantissime cose, ma ecco una cosa che ci leviamo le robe più brutte di torno. No, si è aperto? Sì, porca troia. Si è aperto, spero si sia aperto adesso e non abbia bagnato tutto qua dentro. Non mi sembra, non mi sembra, speriamo. Non mi sembra, però adesso è aperto. Che nervoso. Ho preso questo deodorante per l'ambiente da mettere sempre in bagno, che è sicuramente l'ambiente che puzza di più, oltre allo studio di Nicola. E almeno ho sentito il profumo e mi piace, dai, però non riesco a capire come mai perde. Boh. Ho preso questa qui che è della linea Quando è Deo liquido agrumi del Mediterraneo frizzante e fresco. Questo qua è quello che ha praticamente all'interno come si dice, una sorta di spugna, diciamo, di spugna che tu tiri su. Vabbè, lo faccio che tanto volevo usarlo. Andiamo. E a seconda di quanto estrai il prodotto, rilascia più o meno profumi. Non è bellissimo a vedersi, ma questa tipologia, secondo me, è una di quelle che funziona di più, cioè che profuma di più e più a lungo. Quindi, appunto, non ho nulla che mi profuma il bagno, perché bene o male tutte le cose profumose, profumine varie che ho in giro per la casa, ma non avevo nulla in bagno. Ho detto, però non è che in bagno per terra mi metto gli incensi, le robe, quindi volevo una roba così easy da provare. Mi spiace che sta andando tutto in giro, porca zozza. Beh, chiudiamolo per il momento, va, prima che faccio qualche danno. Questo l'ho pagato. Non lo trovo. Ah, eccolo. 1,99 € 375 ml. Ci sta, è un bel po' di prodotto, quindi io spero che mi duri tanto e spero anche che si senta in bagno. Sicuramente così il profumo si sente ed è anche molto buono, quindi ovviamente io là non potevo sapere la fragranza quant'è, com'era, però mi sono affidata, gli agrumi mi piacciono ed effettivamente è buonissimo.
come modalità d'uso ti dice appunto di svitare il tappo e fare fuoriuscire il tampone, tirando delicatamente verso l'alto 3 cm o più, a seconda dell'intensità che si desidera dare all'azione durante il profumo. Collocare il flacone nella stanza da deodorare per mantenere viva la profumazione e ravvivare di tanto in tanto il tappo e agitare il flacone per impregnare il filtro. Dopo le prime 2 settimane d'uso, si consiglia per mantenere viva la profumazione di agitare ogni giorno per qualche secondo il flacone dopo aver richiuso il tappo. Io non credo che ogni giorno mi metterò lì nel bagno a riagitare il flaconcino, però lo metterò dietro, diciamo, al water in modo che non si veda perché non è proprio un bel vedersi. E magari mentre sono lì che faccio le mie cose in bagno, lo prendo e lo agito. Adesso vedremo come mi trovo. Valutiamo questa cosa. Sicuramente le prime 2 settimane, come dice, sarà più intenso e poi vedremo. Rimarrà comunque lì e qualcosa farà. Quando mi accorgerò che non lo sento e ho bisogno di sentirlo, lo agiterò. Poi, mettiamolo per terra, questo va. Poi, ho preso. Non so da dove iniziare. Iniziamo da questa. Volevo il gel d'aloe per tutta una serie di motivi. Primo perché ha proprietà eccezionali, è veramente un prodotto multiuso che si può usare veramente per tutto, per le scottature, per le irritazioni della pelle, per le punture di insetti, per i brufoli, per tutta una serie di cose. Io adoro l'aloe, ho sempre utilizzato d'estate l'aloe come dopo sole, ma non creme all'aloe, ma magari non aloe al 100%, diciamo, a base di aloe. Sono andata comunque anche in Spagna, ve l'avevamo comprata, l'avevamo utilizzata come doposole, insomma, è sia me che il mio amoroso una pianta che ci piace, le cui proprietà sono innegabilmente fantastiche, ecco. Quindi io volevo un gel all'aloe puro da utilizzare come anche crema vettore, diciamo. Quindi da utilizzare mischiata anche agli oli essenziali nelle loro varie proprietà e utilizzi. Quindi che ne so, da mischiare con il tea tree, per esempio, magari da mettere sui brufoli piuttosto che da mischiare con la lavanda, non so, qualsiasi cosa, ecco. E ho sentito molto bene parlare di quello di Equilibria. Equilibria si dice, Equilibra. Equilibra, non Equilibria. E quindi ero molto tentata, cioè la mia intenzione era di prendere quello di Equilibria. Poi ho visto quello dei Provenzali, che comunque è certificato bio, perché è della linea bio dei Provenzali. Anche di questo comunque ho sentito ottime recensioni. Credo che quello di Equilibra, continuo a sbagliare, Equilibra sia semplicemente più famoso, forse più vecchio, quindi più conosciuto perché è da tanto che è in giro, forse visto che i Provenzali Bio è una linea più nuova, tra virgolette, forse per quello. Entrambi erano al 98%, ho scelto questo per il prezzo perché costava meno. Quindi alla fine tra i due ho deciso di acquistare questo. Questo appunto Provenzali Bio, Dermogel biologico lenitivo, aloe come bio comanda, vabbè, SS pelle 98% di aloe vera bio, formula multiattiva effetto fresco, cosmetici biologici. 6 mesi, 150 ml, mi sembra che il formato fosse lo stesso, quindi erano entrambi 150 ml e quindi ho detto se sono uguali prendo quello che costa meno. Questo dice che è ottimo a, certo non ve l'avevo detto, post depilazione e rasatura, contro i rossori da sfregamento e da sudore, e io d'estate tendo ad avere delle grosse irritazioni sotto le ascelle per il sudore, quindi sono curiosissima di provarlo per quello, perché veramente mi vengono delle piaghe e sono veramente fastidiose. Arrossamenti da sole o fonti di calore. Il 99,61% degli ingredienti è naturale o di origine naturale. Il 98% degli ingredienti certificabili è biologico, non ci sono OGM. Controllato e certificato da CCPB, che non so cosa sia, sempre vabbè, cruelty free, eccetera, eccetera. Questo l'ho pagato
5,95 euro per 150 ml. Mi sembra, se non sbaglio, che quello di Equilibra venisse 7,95 euro, quindi 2 euro in più per lo stesso formato. Quindi mi sono data a questo e ho acquistato questo. Ha la sua bella protezione, quindi vabbè, ancora sigillato, chiuso. Sono 6 mesi di scadenza. L'unica cosa, quello che non essendo, scusate, non essendo un prodotto che ovviamente utilizzo quotidianamente, perché è un qualcosa che vado a utilizzare nel tempo dilazionato in certe azioni specifiche, per esigenze specifiche, che può essere la rasatura, che può essere la puntura di insetto, la scottatura, però non sono cose che fai tutti i giorni. Quindi sicuramente durerà di più, lo consumerò meno facilmente rispetto ad altre creme. E quindi il fatto che duri solo 6 mesi, un pochettino, però cercherò insomma di utilizzarlo in qualche modo. Adesso voglio, sono proprio curiosa, ecco. Magari lo faccio fuori in 448 perché se quest'estate mi vengono ancora le irritazioni sotto le ascelle e me lo metto tutti i giorni sotto le ascelle, è probabile che lo finisca in un lampo. E comunque ha veramente tanti usi, quindi se mi renderò conto quando lo apro che mi sta finendo e non l'ho consumato entro i 6 mesi, posso comunque utilizzarlo al posto della crema da viso, sul corpo, cioè male non fa, per cui anche se ripeto poteva avere una scadenza un po' più ampia, però vabbè. Non contenta, ho visto che Tigotà ha anche la parte delle mini size, tra l'altro ha mini size di tanti prodotti. Anche di qualcosa di cui vi ho mostrato, ma le mini size secondo me non hanno un prezzo conveniente, nel senso che una mini size costava magari 1 euro e qualcosa per, che ne so, 30 ml, mentre magari il boccettone da 150 ml, per dire, costa 3 euro. Non vale la pena assolutamente, quindi sono belline, sono comode, ma non sono così convenienti secondo me, quindi a meno che hai l'esigenza specifica di provare un qualcosa che ti incuriosisce o l'esigenza specifica di avere una mini size perché devi viaggiare, per esempio, allora ha senso, se no, no. Io non le ho acquistate perché come bagnoschiuma, shampoo, quelle cose lì, ho già delle cose piccoline, quelle prese al DM, e quindi in vacanza mi porterò quelle, non avevo necessità di portare altro. Poi comunque in sciopa. Per fortuna che è caduta questa e non altro, perché ho le cose di vetro. Dicevo, in molti hotel dove andiamo ci forniscono comunque quelli un pochino più bellini, hanno lo shampoo, bagnoschiuma, te lo danno in dotazione nella camera, per cui useremo anche quelli, ecco. Non, per 15 giorni, ragazze, non è che ho l'esigenza di avere il top del top, chi se ne frega, una vacanza all'avventura, vado in Thailandia, mi devo preoccupare dello shampoo, direi proprio di no. Però, passando sempre in una zona dove c'erano le mini size, ho visto anche questa. Questa cos'è? Quella di Equilibra, quindi sempre il gel dermogel multiattivo all'aloe vera, sempre 98% bla 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 di Equilibra, quindi quella che io avevo visto in versione grande. Questa invece è un 75 ml. E questa è appunto un formato da viaggio, quindi questa qui me la posso portare in viaggio. Quando l'ho vista ho detto "Bon, ho trovato il doposole". Quindi ero contentissima. Questa l'ho pagata. Aspettate che ve lo dico. 4,99 per 75 ml. Ovviamente, capite bene che 5,90 di prima, no, dov'è? 5, cos'era? Ho detto che costava? Non mi ricordo già più. Quella dei provenzali, 5,95 per 150 ml e 4,99 per 75, è ovvio che non conviene, ok? Però, dato che ho risparmiato sul formato grande, ho detto quasi quasi di quella piccolina, prendo, cioè, capito? Per provare sia una che l'altra, vedere anche le differenze dei due prodotti, visto che sono praticamente identici come funziona e come tutto. Ho risparmiato sul formato grande comprando questa, ma poi quando ho visto quello piccolina che potevo portarmi in vacanza, ho detto prendiamo anche questa, che così proviamo anche questa. Queste sono sempre 6 mesi. Qua dice che vabbè, arrossamenti delle pieghe cutanee, quindi perfetto da mettere sotto le ascelle, sole
addirittura rossori delle gengive, piedi stanchi eccessivamente sollecitati, quindi se vengono delle fiacchettine o qualcosa sui piedi, rossori da sfregamento, sudore tipo tra le gambe e dopo la depilazione e rasatura. E sono proprio indicazioni che dà sulla confezione se mette a fuoco. Se mette a fuoco. Forse mi devo nascondere io. Eccola, che forse ce l'abbiamo fatta. Ecco qua. Quindi mettete un bel fermo immagine e guardate un po' se vi interessa. E niente, quindi assolutamente ho detto va bene, facciamo così. Quindi prendiamo sia una che l'altra, questa la portiamo in vacanza e l'altra la lasciamo a casa. 75 ml. 6 mesi, questa la consumo sicuramente, anche perché se mi porto solo questo come doposole, in 4-4-8 finirà. Questo perché metti che là non riesco, io volevo comprarla là, a dire la verità, l'aloe, perché sicuramente la trovo e costerà poco. E sicuramente nel viaggio di ritorno, se ci sono avanzati i soldi e se riusciamo a trovare davvero una valigia da riempire di cose da imbarcare e portare a casa, se c'è l'aloe la compro sicuro. Però volevo partire comunque con qualcosa da casa perché metti che trovo solo formati grandi, io durante tutte le 2 settimane ho solo il bagaglio a mano, quindi devo stare nei formati da 100 ml per forza. E quindi per sicurezza, metti che poi là non trovo il formato che fa per me, almeno ho questa di scorta. E il formato grande me lo prendo gli ultimi giorni, quando sono a Bangkok, prima di tornare a casa e le imbarco. Questo è il mio progetto. Quindi... Questa l'ho già aperta l'altro giorno per metterla. Dov'è che l'ho messo? Che ho detto proviamola e l'ho messa da qualche parte. Ah, su una puntura di zanzara o di insetto, non so io cos'era, che avevo qua. Ma era una roba gigantesca e rossa. L'ho messa, al momento ovviamente non ha fatto niente, cioè nel senso era proprio una roba gigantesca, tutta rossa qua. Non è che fai miracoli nell'immediato, però... Cioè, oggi già non c'è più niente, cioè non vedo neanche il segno proprio. Quindi se dovesse rivelarsi utile, insomma, anche da questo punto di vista, ben venga, perché io d'estate proprio mi riempio di punture di zanzare, cioè proprio a più non posso. E metto sempre il Gentalin Beta durante, cioè sulle punture. Se dovesse trovare un'alternativa di questo tipo e vedere che funziona, ben venga, perché comunque il Gentalin Beta è sempre un medicinale. Quindi non mi va ogni volta di riempirmi, capito, di Gentalin Beta, su qualsiasi cosa, cioè su tutto quello che è irritazione della pelle, ho sempre usato Gentalin Beta. Se l'aloe ritengo sia effettivamente efficace anche su di me, ben venga. Poi,